mosaico di luci e colori brillanti. È la culla stellare immortalata dai potenti occhi di Alma, che ha prodotto la più grande mappa ad alta risoluzione mai realizzata della nebulosa di Orione. I telescopi dell'ESO hanno analizzato questa regione di spazio, situata a circa 1350 anni luce da noi, a lunghezze d'onda millimetriche. Questo ha permesso di individuare una regione di strutture allungate, simile a una ragnatela corrispondente a lunghi filamenti di gas freddo. È qui che nascono le babystelle. Il gas collassa gradualmente sotto la propria forza di gravità, finché non è sufficientemente compresso da formare una protostella. La nebulosa di Orione è la regione di formazione stellare più vicina alla Terra e perciò viene studiata in dettaglio dagli astronomi. Questa nuova mappa della nebulosa permetterà dunque di capire meglio l'affascinante processo che porta alla nascita di una nuova stella.